Ok, ragazzi, ci siamo. Scusate, stavamo parlando io e il nostro caro Lord Vraille, che è qui con noi. Stavamo parlando di cose importanti, quindi perdonateci un secondo, ci eravamo un attimo persi nei discorsi. Eravamo distratti. Però, ragazzi, ci siamo. Finalmente siamo tornati su Monster Hunter Rise. Finalmente è partita la nostra campagna ufficiale, la nostra caccia. Infatti, come vedete, è il secondo episodio. E abbiamo anche la nostra Nostalgia Forum oggi in chat. E la nostra Sally, che è sempre onnipresente, meno male, nei nostri cuori, ma anche con noi in game. Quindi adesso vado immediatamente a fare la partita, anche se sto male. Infatti, quindi un abbraccio a Sally, che sta male, ma è qui con noi oggi. Giochiamo online, creiamo una stanza, stessa lingua, qualsiasi lingua. Password, mettiamo la password, ci mettiamo 1, 2, 3, 4, giusto per... Allora, giusto adesso... perché devi metterla. Esatto, giusto perché la devo mettere. Ora vi invito, se il postino mi fa... Allora, lista amici, Viper. Stanza non trovata. Oh, aspetta, invito stanza, ecco qua. Eccoli qua. Già sei entrata, perfetto. Ehi, dov'è la mia Sally? Sally! Eccoti! Col tuo corno da caccia, sempre presente. Arrivo. Dimmi. Veste delle buone nuove. Oh, la veste per il mio bufufo. No, di nulla del mio cane, fammi vedere. Ma... aspetta, a parte l'armatura? Ah, a proposito, come si cambia l'armatura del... del cane? Vicino quello... alla cassa di più c'è un... Ah, sì, il can... il cosino. Oh, voglio metterle almeno qualcosa. Allora, equipaggiamento canine. Però, aspetta, io parlo dell'equipaggiamento, cioè dell'armatura. Sì. A me fa cambiare solo le armi... Vai dal gatto alla forgia. Ah, giusto. Giustamente. Mamma mia, che... A parte non ti vedo in gioco, Lord. Sì, per cappia sto aggiustando un paio di cose. Ah, perché... eccolo l'equipaggiamento. Ma quale gli metto? Quale mi conviene fare? L'equipaggiamento per il canine. Ma io ti consiglio sempre di mettergli... Vabbè, l'armatura quella più grossa che hai è come arma una status. Di solito io utilizzo paralisi. Allora, metto alto grado O. Kamura. Lega canine. Osso canine. Izushi. Kulu. Arzuros. Lagombi. Aknosom. Kezu. Tetra. Juradus? Io ti consiglio di mettere un'arma a paralisi. Tipo i due fulminini come simbolo. Ok, allora, arma a paralisi. Mi pare di averla vista. Mi sembra di averla vista. Eccola qua, quella del Kezu. Scarti insufficienti. Scambiare materiali? Ah, mi servono due scarti, va bene. Ok.
Ah, quello è tuono, non è in paralisi, va bene. Ha due fulminini. Allora non ce ho, non ne ho nessuno. Vabbè, intanto mi tengo quella tuono. Non, ancora non ne ho paralisi. E invece come equipaggiamento... Figa quella del giurato dos. Dos. Un dos. Veleno non hai neanche, giusto? Eh? Veleno non hai neanche armi veleno. Oh, no, quelle proprio basiche che sono acqua, fuoco, ghiaccio. Suono. Di basso grado, magari sul basso grado le hai. Aspetta, di quella dell'almodron. Sonno, allora ho sonno, ghiaccio, veleno di basso grado, quella del Broggy. Proprio basso, basso grado, eh. Paralisi ho quella del Volvidon. Buona quella. Del Vulvidon. Però non ho... Ah no, sì. Posso... Ok. Armature, non lo so, dice, per ora mi tengo quelle, cioè non ho armature per il mio, non so se mi conviene forgiarne una temporanea, perché questa qua dell'Acnosom mi piace, se no anche quella del Dos, sembra figa, almeno la sella. Quante mi serve? Allora. Uno. Allora. Giusto per avere una... È figo. Figa anche questa. Allora. Poi vediamo anche quella dell'Almudron quando sarà... Ok, il Felin non mi conviene. Il Felin, io c'ho la skin quella speciale per il mio Felin. Però non la vediamo quando siamo in gruppo, quindi. Oh, ci sei, Valkar! Sì. Andiamo! Allora, oggi iniziamo. Che grado dovremmo fare oggi? La. Quelle del livello 5. Allora. Ne dovresti fare ancora 3, se non sbaglio. Allora, aspetta, perché c'ho una. Ce n'ho una di livello 4. Il dovere verso i Dango. Dobbiamo cacciare 20 Zushi o buggy in totale. Sì, quella è per sbloccare gli altri Dango. Allora, questa è. Questa però non è, è una di quelle che si fanno, se non sbaglio, durante... Cioè, sono durature, poi posso scegliere altre missioni, giusto? Sì, vabbè, queste qua sono... Cioè, questa qua ti serve semplicemente per sbloccare, tira la ricompensa delle nuove ricette per i danni. Questa mi conviene farla, però non è... Questa è una di quelle missioni dove l'attivo, però si fa con il tempo, giusto? No, qua deve ammazzare 20 di... Stiva, sono i raptor, quelli piccolini, no quelli grandi. Ah, ok. Vi va di farla questa al volo, così almeno sblocco le nuove... Sì, abbiamo voluto. Le nuove cose. La faccio partire. Vado a magnà. Perché... Allora, però sto pensando. Sto pensando di. Di fare un nuovo dango. Solo che non so quale fare. A me cosa conviene per la mia. Per il mio tipo di arma. Allora, non so se ce li hai sbloccati. Cioè, dovrebbe essere uno che ti velocizza il tempo di affilatura. Per ora che non hai affilatura veloce tra i gioielli, perché non li puoi mettere per ora. Ok. E poi c'è uno che ti potenzia la difesa e l'attacco, e uno che diminuisce la potenza del mostro. Allora, vediamo un po'. Io ho riduce il tempo necessario di rigenerazione punti raccolta. No, aumenta i danni inflitti da kunai. Incrementa la potenza attacco, alterazione di stato. Riduce il consumo dell'acutezza quando l'attacco viene deviato. Rende più facile stordire i mostri. Aumenta attacco e difesa per un po' dopo aver mangiato una volta. No,
No. 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 Consuma resistenza dopo aver mangiato. Dice il consuma resistenza durante la corsa. Parete. No. No. Evita che i mostri giganti siano più deboli. La probabilità che i mostri grandi in missione siano più deboli aumenta. Ok, questo è di quelli. Questo offre altra probabilità che il danno sul bigo venga ridotto. Lo so, me l'avevi detto del set. La qualità di salute recuperata grazie. Io vi consiglio difensore d'ango 2. Visto che gli deve andare in patch. Devo trovarlo. Ah, ok, perfetto. Super guastagna. Poi rianimatore d'ango, fuoco, tuono, sangue freddo, d'ango eroismo. La sua è prima. Impedisce lo svenimento quando andrà. No. Resistenza d'ango. Drago. Ah no, deve essere drago. Raccolta d'ango, richiama d'ango, convocatore d'ango. Mi sa che non ho quella dell'attacco. L'ultimo che potrei mettere. Aumenta attacco e difesa per un po' dopo aver mangiato. Ok, dura 10 per i primi 10 minuti del combattimento. Okay. Vabbè, dai. Registra un set. Ordine preferito. Ok. Perfetto. Ok, partiamo, andiamo a picchiare un po' di buchi buchi là di nemici. Non sono segnati sulla mappa comunque. Ah, perfetto, dai. Almeno. Andiamo! Oddio, sono contento che siamo riusciti a farlo diventare una serie. Sally! È difficile attaccare questi qua. Sono piccoli. Aspetta. A parte quello, ma non è solo che sono piccoli, ma sono bastardi. Haru. Dai, andiamo. Arrivo, eh. Ah, a parte che li state combattendo pure voi, quindi me li dà anche a me, per fortuna. Ti valgono per tutti. Nel frattempo giro un po' a raccogliere un po' le materiali. Eccomi! No, ma poi è brutto che i nemici piccoli non li puoi targettare. Questa è un po' una cazzata, secondo me. Non pensi non puoi targettare, che non esiste il target a meno che non sia un mostro grande? Vabbè, ormai sono abituato a giocare senza target. Quello sì. Ci credo, però da un certo punto di vista io lo trovo estremamente scomodo. Per chi non è... Perché a volte mi cambia proprio il coso. Un'orgia di mostri. Yeah.
Ok, grande Zeus è morto. Non era necessario, però. No, però nel frattempo. Almeno nel frattempo prendiamo qualche oggettino utile. A fare tanti danni. Non vedo l'ora di iniziare a fare veramente danni seri. Quindi abbiamo ucciso. Sì, infatti. Quindi abbiamo ucciso 2 su 3 nemici forti dell'area. Oh. Sacca comatosa. Residui. Vabbè, okay. Anche questi sono alto grado, così puoi fare l'arma veleno o sonno per il cane di alto grado. Ah, ecco, sì, questa è un'ottima cosa. Ricordati sempre di prendere i minerali quando ci passi vicino, dico qua. Sì, sì. Assolutamente. Selle! No, più che altro non vedo l'ora di avanzare anche con l'arma. Devo capire anche qual è la migliore arma che mi conviene fare per il mio per il momento, prima del DLC, prima vai di Nargacuga e poi di Chameleos. Quindi se vuoi ci possiamo anche dedicare a prendere i pezzi che ti mancano per l'arma. A parte che non me la dà ancora l'arma, quindi l'arma nuova. Eh sì, perché prima dobbiamo ammazzare un Nargacuga ad alto grado. Infatti, prima. Infatti mo appena se troveremo dei Nargacuga, ragazzi, faremo le missioni con i Nargacuga, ve lo dico. Se almeno sono felice e siamo tutti più felici. Allora, ok, questi sono morti. Allora, dove andiamo adesso? Dovrebbero esserci altri qua sotto o qua sopra. Non riesco a comprenderlo. Ah, Sally! Che cosa stai facendo? Ho visto Sally che cavalcava un mostro gigante. L'ho vista arrivare di corsa a cavallo di questa cosa, come è bellissimo. Aspetta che devo mettermi anche la quote nel frattempo, nel caso. Mica che schivata che ho fatto. Ma che combo arriva nel il tetranodon, siamo. Guarda l'effetto paralisi, non ci fa sentire. Io che sto giocando. Infatti sì,
Infatti non vedo l'ora di fare attacchi di mettergli l'arma di grado migliore. L'effetto paralisi è la cosa migliore. O veleno anche, però penso che paralisi sia molto meglio. Aia. Te l'ho sentita. Oh, che bello. Che bello arrivare a sconfiggere mostri così grandi in poco tempo. Vabbè, che poi abbiamo il gruppo molto eterogeneo. Sally, piuttosto, tu che grado sei arrivata come grado cacciatore? Perché so che hai giocato offline. Se non sbaglio ho visto grado 6. Ah, ok, perfetto. Comunque è veramente divertente come gioco, lo ammetto. Però anche se ultimamente ho provato a giocarci da solo e mi sono annoiato. Borsa denaro. Moneta reale. Che cavolo ci fai? È un oggetto speciale per... serve per craftare degli equip. Okay. Meno male che t'ho seguito. Meno male che t'ho seguito. Ma hanno aggiunto con il DLC, hanno aggiunto anche nuove mappe? Sì. Ah. E come sono, tu le hai viste sicuramente? Simpatiche. Una la odio profondamente, ma l'altra mi piace. Ok. Cos'è questo gufo che sta in mezzo, che si sta muovendo in mezzo alla mappa? Se lo prendi aumenta le ricompense che avrai a fine missione. Ah! Quanti secondi ho? 30 secondi. Ok, proviamoci. Non ce la farò mai, eh. Dove cazzo sei? Dove sei? Dov'è? Non lo vedevo! È sparito. Questo seco, dai, andiamo. Ora devo andare a parlare, mi sa, con la tizia dei Dango. Sì, per concludere la missione. Sì, vado un attimo al volo. Se almeno... Punti Camura ottenuti, ho 18.000 punti. Punti amici, a che servono i punti amici? Ti danno ogni tot punti che prendi, ricevi delle ricompense. E i buoni amici servono per fare i talismani. Buono Gilda. Ok, allora adesso vado a parlare con la tizia dei Dango. Vediamo un po' se mi dice. Ah, o forse no. Forse non mi risulta. Non capisco perché non so se me li dà automaticamente o forse devo andare a parlare con qualcuno. E tu tutti questi qua che ti parlano non ci dovresti parlare. Eh sì, infatti quello che sto facendo al volo. A parte che odio il fatto che ci metta tre quarti d'ora per caricare un altro dialogo. Vediamo un po' un attimo, voglio del volo ordina pasto. Vabbè, tanto ordino una missione. Aspetta, ho una missione furia di alto grado. Ho una missione furia di alto grado, livello di grado 5. Facciamo questa. Ma non ti conta per salire, per andare avanti. Però me la dava come punto esclamativo. Ah,
Io in so. Un po' se ce ne ho altri. Credo di averne ottenuti da altri. No, risponderebbero nuovo la scritta new. Allora, a chi devo parlare? Se mi sbaglio con la tizia dei Dumbo. Ci sono andato fuori, ma non mi ha detto niente di nuovo. Hai aspettato che il caricamento faceva tutto? Hai parlato con lei o col gatto? Ho parlato con lei, però non mi ricordo se era lei o il gatto. Vado un attimo al volo. Ah, ecco, Dango natura selvaggia aggiunti. Ah no. Ah, devi dargli due brodo. Brodo di mostro. Ok. Andiamo. Allora, Ratian Apex. Tanto la missioni furia sono sempre le stesse, no? Cioè sempre nelle stesse mappe, oppure cambiano? No, questa, le missioni furia sono finite qua. Ok, allora vediamo un po', mi prendo la stessa ballista dell'altra volta. No, pay, thank you. I don't wanna be no, petty. Pet. You can go pet your mom or something. No petting. Get your petty paws away from me. Ciao, donna, come stai? Siamo... Che cosa cambia rispetto alle altre? Cosa? Che cosa cambia rispetto agli altri missioni furie? Hai detto che qui sono più fighe. No, ho detto sono sempre qua le missioni furie. Ah, ok, ok. Sempre questa è la location, bene o male. Ok, siamo pronti? Yes. Allora, proiettili di tiro che cos'era? Non me lo ricordo. Servono per fermare quelli volanti. Quelli che rompono le strutture. Ah, ok. Soprattutto per buttare a terra questo qua. Ok, allora mi ricordavo bene. Livello forte aumentato. Attaccando. Ok. Ho già finito le visite di preparazione che ho fatto per prendere le visite per un altro problema. Lo so. Lo so, magari. Sarebbe veramente figo giocare con te. Aia, questa l'ho sentita.
Munizione, potenziamento balista difensiva. Prima orda respinta. Perfetto. Questo cos'è? Allora, vediamo un po'. Ma per questo... Ok, da qua vedo meglio. Ok, siamo pronti? Ah, è vero, questa è quella che fa colpo per due, giusto? Siamo pronti. Koko de kuitome naito. Madonna, quanti sono? Madonna, quanti sono? Madonna, quanti sono? Dov'è il cannone automatico? Aspetta. Automatico, cannone automatico. Puoi mettere anche altri NPC, non lo sapevo. Cambia la balestra appena puoi. Ok. Quale devo mettere, scusa, in balestra? Andiamo a menare a caso!
Non ho capito niente di quello che è successo. Quando è che decidete di andare a combattere un nemico con le armi? Quando c'è scritto segnale di contrattacco, oh, fai 10 volte il danno che dovresti fare. Ok. Allora, cosa, amico, cosa conviene mettere come armi d'assedio? La balista normale oppure cambiarla? No, Shaka e Turolia non vado d'accordo. No, perché non, le volte che ci ho giocato non ero mai da solo. E quindi... poi scusami. Ho dei simpatici tutorial ambulanti. Che mi conviene mettere? Cannone difensivo, artiglio fuoco wyvern, cannone automatico. Una balista ci vuole sempre per tirare giù i mostri. Sì. Quindi vabbè, mi ci posso mettere tranquillamente io. Poi di solito uso la minigun se ci sono altre baliste. Io pure sto usando la minigun, però ci sono le baliste. Ok, siamo pronti. Quindi la minigun è più debole rispetto al... cannone. Allora, il cannone è quello che fa più danno con singolo colpo. La minigun è quella che fa più DPS. La balista è quella con più DPS. Può buttare a terra i mostri, li può assorbire col colpo esplosivo. Ok. Invece tiro filo di seta? Serve per bloccare i mostri. Aia. Oh, ma io lo sto colpendo per... Ah, ok, se n'era andato. Ok. Ciao Fra, tutto bene? Ration Apex. No! Sta entrando nel castello! Sta entrando! Dove siete, ragazzi? Ah, voi siete già avanti? Oh, è forte questo! Ma questa è la femmina del Rathalos, giusto? Sì. Vabbè, ho mostrato, diciamo. Ah. Perché le femmine dei mostri sono sempre più cattive? Mi sa che sono stato avvelenato! Ok, pensavo che fosse più facile questo. Pensavo che fosse molto più facile. E invece no.
questa l'ho sentita tutta. Non ho più pozione. Ah sì sì, ho qualche pozione. Mamma mia, l'ho sentita. Però le due volte si spegne. Aia, questa l'ho sentita. Ok, mica questa l'ho sentita tutta, eh. È il mio primo mostro Apex su, su Monster Hunter Rise. In realtà... No? No, ha già fatto l'Adros Apex, però l'Adros è veramente... Cazzo. Vabbè, lui, questa era veramente incazzata, si era svegliata male, si vede che aveva litigato con Rathalos, è venuto a sfogare su, su di noi. Aspetta, che se fai questa missione, oppure quella con gli altri Apex, dopo che hai raggiunto il livello, mi pare 70 o 90, del cacciatore, li sblocchi per le cacce normali. Ah! Quindi questa la devo rifare più avanti? Eh sì. Le hai presi i materiali? Dal corpo? Sì, 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 ovviamente. No, perché loro danno dei materiali unici che servono per... potenziare determinate le armi di furia e per alcuni gioielli molto importanti. Ok. L'ho fatto, donna, non ti preoccupare, non sono una brutta persona. Non quanto Asirus. Grado complemento furia S. Ottimo. Più. S più. Gemma bestiale. Presa un po'. Buono difensore. Potenziare equipaggiamenti. Abbiamo tutto. Ah, cioè ci stava una bella furia. Adesso però torniamo a caccia. Facciamo i seri. Minchia, Aru è livello 25. Sicuramente più alto di me. Vabbè, ma il suo capo è 50. È arrivato a 50, si deve. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Ma missione di alto grado. Allora, abbiamo... che abbiamo? Ne abbiamo tante. Pessima recensione, questa è già dal nome andrebbe fatta. No, vabbè, questi qua sono per ammazzare i mostri piccoli, devi sì, fare quelli con il rombino sulla sinistra. Rombino, lo so, abbiamo fatto ridere il nome. Sì. Però non vedo Nargacuga qui. È al prossimo step. Perfetto, quindi impegniamoci a completare questo step. Iniziamo gioco sporco nella foresta, dai. Itterasaimasen. Cambio tasto, non mi ferite. State. I gioielli invece li selezionavo nel... vai su equipaggiamento. Sì. E poi... no, ancora mi sa che non avendo gioielli non gli sponda l'opzione. Ah, ok, infatti. Dimmi che stai sistemando l'inventario prima di andare a fare ogni caccia. In che senso? Tipo per portarti le cure, le trappole. Allora, io sappi una cosa. Io non ho mai imparato come si caccia un... si caccia un mostro.
Allora. Poi. Perché non. So che devo fargli un po' di danni. Poi meglio mettergli uno status. E. Allora, vediamo un po'. Un po' di cose per la resistenza ci sta. Non è Pokémon, giustamente. Fai una sola volta l'inventario e poi salvi il set. Ah, ok. Grazie, bene a sapersi. Allora, vediamo un po'. Trappole, un po' di trappole. Forse un po' queste cose qua. Miele. Ok. Come si salva il set? Vai sempre lì, è l'ultima. Ah, ok, se quel boss è testato vuol dire che quel boss è catturabile. Sta sotto il 20% di vita, ok. Ok. L'ultima opzione, scusami. Dicevo, se torna indietro. Allora l'ultima opzione che set vedi c'è. Cioè, ok, e poi puoi mettere, puoi salvarli con la Y. Ok. Sette. Come faccio a equipaggiare il set di oggetti che ho adesso? Addosso. Allora, prima lo salvi. Con registra set. Che ti salva quello che hai messo fino per ora. Ok. Con la Y. Ok. Ok, a posto. Grande. Vedi queste cose che si scoprono. A posto. Raga, perdonatemi, io non sono stato mai un grande conoscitore di Monster Hunter. Quindi ho giocato molto, abbastanza Monster Hunter, ma non avendo sempre tante persone insieme. Qua ci sarebbe dovuto essere Killcam, non so se te lo ricordi. Il mio amico che poi è venuto anche a trovarmi in Norvegia. E. Sì, lo so. Poi appena c'è un attimo di tempo lo aggiusto. Ma mi piace avere qualche oggetto a caso che non serve a niente. Lui è molto bravo. Ma speravo, te. Ah, chi dobbiamo uccidere? Il Ludrot Real. Aia. Leggo donna. Quella che fa il flash, ok. Dopo le sistemo. Sta a fa il giro. No, sta portando da un altro mostro in modo. Ah, ok. In modo che magari. Sì, lo può scontrare sul mostro. In modo da cavalcare l'altro e danneggiare questo con quello. Yes.
Sally è una tattica. Ecco, per esempio le sfere accecanti mi piacciono. Oddio, mi ha spedito su... su Marte. Ma tipo le sfere accecanti ne potrei equipaggiare di più avanti? Aspetta che mi sa che non t'ho sentito. Dicevo fino a un massimo di 5. Ok, perché ne ho, per ora ne ho... Puoi portarti i componenti per cantare. Giustamente. Ok, è andato. Così cadono a terra, perfetto. Giustamente. Ottimo a sapere. Estratto sprint, bella e spugnosa. Che non vorrebbe andare a caccia nella vita reale di Ludraft reale. E Sonic invece per quelli che stanno sottoterra con ovvie eccezioni, ovviamente. Grazie maestro di tutte queste di questi insegnamenti. Ah, chiaramente le bombe accecanti non funzionano su Kezu che ma gli occhi. Giustamente. Mi pare giusto. Mi immagino mi faccia cadere sto così. Cristallo di luce. È tipo il gioco che o ti guardi il tutorial o ti fa insegnare, per forza. Meno male che ho sempre avuto l'uno e l'altro. Ok. Oh raga, c'è una buona opportunità che questo weekend, fine diciamo durante la sera, tutta la ciurma farà una bella live horror. Quindi stay tuned, stiamo cercando di sistemare. Allora, aumenta il potere d'attacco. Ok, questa me la tengo. Cura l'avvelenamento e questo ce l'ho. Deodorante, cura fetore e malus da fuoco infernale. Scoppio si è lanciato. Questa me la tengo via. Le fiale mi servono forse per costruire le trappole. E giustamente, sì, hai ragione anche tu. La cacca che fa fuggire i mostri. No, non mi interessa la cacca. Fiala di vetro vuota. O forse sì. Per esempio, per costruire le sfere mi servono le botti, giusto? Per costruire le sfere non mi pare. Vabbè, lo puoi vedere sempre dalla cassa. A proposito, una cosa importantissima. Dimmi. E tu ancora mi sa che non hai messo niente a coltivare. A coltivare? No, mi sa di no. Vieni un attimo. Ce l'hai Piazza Compagni sbloccata? Sì, 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 quello sì. Ti ricordi che eravamo andati a fare. Ok, vieni a Piazza Compagni. Un secondo, fammi vedere un attimo al volo che cosa. Grandi mostri. Allora, poi vediamo un po' che cos'ho. Sfera armatura. Allora, so come lo so. Voglio vedere un attimo al volo se mi fa passare da... No. Come cazzo si cambia quelle le menu delle cassaggetti? Con R3. Ah, ok, grazie agli dèi. Allora.
Volevo vedere un attimo al volo. No, questo poi tra l'altro dovresti portarti semipotenza, quelli che ti aumentano il, i succhi, quelli che ti fanno spendere meno energy. Allora, potenza delle capacità curative aumenta poco la barra di resistenza e riduce il consumo per un po'. Mega siero armatura aumenta la difesa più del siero naturale, questa me la porto. Polvere di vita già proprio in grado di restare la salute. Mettiamo. Mettiamo anche queste cose di supporto che possono essere sempre utili. Poi per favore premi select e riordina quell'inventario perché sono messo un po' a cavolo. Ok, fatto. Funghi, i semi credo di non averli, sai? Vabbè, non importa, li troverai in seguito. Sì, sì. Ok. Invece per tutte le creazioni... Ah, eccole qua le creazioni. Sfera accecante. Ah, l'insetto lampo. Così almeno... Puoi fare anche scegli quantità e creare tutte quelle che puoi. Ah, perfetto. Comunque vieni a coltivare l'insetto lampo. Arrivo... Ah, giustamente... sì, un secondo. Perfetto. Ah, fatto quello che volevo fare. Anche se non l'hai riordinato. No, no? No, hai riordinato gli oggetti nella cassa. Ah, ok. Che ho un tipo rada la sta incazzata dentro che ti fa fiamma un po'. Ok. Ah, è vero perché c'è la febbre. No. Allora. Un nuovo splendore ti aspetta. Allora, è vero, abbiamo restaurato il mercantile. Perfetto. Poi. Dai, carica, carica. Nuovi oggetti da acquistare. Madonna, che palle questa cosa. Ti dice due cose, ti chiude il dialogo, tre quarti d'ora che carica. Ok, che cosa devo fare adesso? Ordino oggetti, riscatta punti e chiacchiera. Già te le avevo fatti mettere gli oggetti lampo. Sì. Vai su ordino oggetti. Ce l'ho infatti. No, fai su ordino oggetti. Ok. E ci prendi. Richieste scambio? No, sì, no, prendi. Ah, prendi. Prendi tutto. Ok. Ora? Ora ogni tot missioni che fai lui ti rifornisce gli insetti. Quando ti spunta la scritta la cassa ritiro è piena, li vai a prendere. Li vai a prendere e poi lui li torni a farmare, insomma. Ok, quindi mi conviene tenere l'insetto lampo? Per il momento sì. Okay. Anche perché ne userai veramente tanto. Poi comunque sbloccherai altri due slot per le coltivazioni. Ora sì, rivedi sì. Tutti questi metti che hai nella mappa. Io li andrei a prendere tutti. Ok. Allora iniziamo dall'acciaieria. Hai fioretti? Ok. Fioretti migliorati mi ha dato. Ok, così adesso te lo vai ad equipaggiare. Torna quando vuoi. Seleziona i prodotti, dai un'occhiata. Ok. Ho qualcosina per te. Polvere guscio d'oro. Non so a cosa servono. Ma solo quelli gialli o quelli blu? Tutte. Porca miseria. Vai, iniziamo. Però è veramente fastidioso il fatto che... Lo so. Vabbè, anche perché tu hai accumulato tantissima roba andando avanti velocemente. È vero. Però dovrebbero aggiustarlo tutti, dice Don. Però dovrebbero aggiustarla questa cosa del caricamento. Purtroppo questa è una delle poche pecche del gioco. Ok.
Una cosa che mi fa ridere è che ci mette più tempo a caricare questi dialoghi che a caricare l'inizio di una missione. Ma infatti è incredibile questa cosa, non capisco perché c'è questo delay del dialogo. No, perché lui non è che c'è il delay, questo qua in realtà quello che tu vedi è il salvataggio. Se tu togli il salvataggio automatico, elimini questo problema. E mi conviene togliere il salvataggio automatico? Vabbè, si puoi salvare, tanto non penso ti sia mai crashato il gioco, in realtà. Sì, mi ha crashato almeno un paio di volte. Oh, è in serio? Vabbè, magari lo togli adesso che stai parlando con i tizi e poi lo rimetti. Ah, ok, giustamente. Allora, hai un minuto? Perché lui ogni volta che tu fai un dialogo, salva, perché stai procedendo, e quindi devi aspettare il tempo. In realtà questo non è un caricamento, questo è il salvataggio. A meno che non posso fare il salvataggio manuale semplicemente dal... Puoi sempre fare il salvataggio manuale ogni volta che completi o sei... Per forza. E togli quello automatico. Come... Voi l'avete tolto quello automatico? Io sì. Grazie a Dio. Grazie, mi hai... Ok, mi ha dato altri file... Altri insetti filo. Schema cannone coccinella. Ok, finalmente non devo più vedere quelle cose. Lo so, su Switch non ha questi problemi, ho notato. Me l'hanno detto in tante persone. Allora. Ok, non ho più... No, ho ancora altre cose. Ma quante cazzo sono? Mi devi parlare, ti posso fare una domanda? Switch è diverso perché il salvataggio automatico non deve spedire i dati al cloud di Steam. Ah, giustamente. Madonna. Se tu hai in cloud, ogni volta i salvataggi sono più lunghi. E se te li fa per ogni cosa che tu fai, perdi veramente tanto tempo. No, veramente. Ma oh, questa gente, posso farti una domanda? Che cazzo vuoi? Fai una foto o un bombardino, ok. Madonna, quanta gente che rompe il cazzo dentro a sto gioco. Scusate, eh. Bellissimo, Monster Hunter. Oh, finalmente. Ok, l'acciaieria ce la siamo tolta dalle palle. Ora andiamo a Piazza Compagni. Qua devo prendere tutto. Ehi, ottime notizie per te. Diciamo che adesso comunque il processo è un po' più smetto. Sì, adesso è più veloce. Grazie. Non ho letto che cosa mi dice, però... Abbiamo modificato aquiloni. Potranno ricevere nuovi diversi materiali a raccogliere. Se tu ci parli con questo gatto, puoi mandare i tuoi animali. Andiamo a cenare. Sì, esatto. Ok. Ah sì, erano andati la scorsa volta. Scoppi furia. Li vedi quei materiali che hanno le luci, quelle specie di luci tipo quello sbrilluccichio, quelli là ti danno materiali che servono per creare dei set particolari. Ok, tipo adesso ce l'hai nel ghiacciato anche là, tutti e due il pet e i compagni. Vabbè, puoi lasciare quelli che hai già messo. Già te l'avevo fatti prendere apposta 4 per mandarli qui. Perfetto. Hai ragione, ma ho avuto anche poco tempo per giocare. Questa è normale. Va bene, bellissimo. Ricordati che ogni missione che completi ti porta avanti di uno step. Sono 5, quindi ogni 5 missioni puoi tornare a parlare e prendere i materiali e a rimandarli. Ok. Equipaggiamenti dei compagni. Poi... Allora, qua mi sa che ho finito. Grande. Alloggi. Non so perché ho cose negli alloggi. La protezione sta nei due ordini. Ok, bravo. Area preparativi base. Prendi questo. Grazie, non so che cosa mi hai dato, ma sono contento. Base di caccia, perfetto. Adesso tocca fare la base di caccia. E abbiamo finito. Ok.
Così abbiamo fatti tutti. Missione pronta, perfetto. Ah, devo cambiare il fioretto. A che cosa serviva il fioretto? Non mi ricordo. Per l'accumulo massimo di... di spinuccelli. Non ho capito. Serve per l'accumulo massimo di spinuccellini. Tu c'è presente, ci sono quattro gli uccellini, no? Uno ti dà difesa, uno ti dà attacco, uno vita e uno resistenza. In base al fioretto che metti, dipende, ti cambia il cap tra vita, difesa, attacco e, ed energy che puoi accumulare con gli spiriti uccelli. Okay. Mi sta aggiungendo altre missioni di grado 5. Sì. Ah, tra l'altro alcune missioni poi le dovrei fare perché sbloccano abilità. Delle abilità per l'insetto filo della katana, così come dice. Infatti credo che me l'abbia dato uno, sai? Credo che me ne abbia dato uno perché mi sembra che mi abbia dato una un'abilità. Solo non so se è l'abilità dell'insetto filo. No, ma lui ha solo l'abilità dell'insetto filo. Allora, fammi vedere un attimo. Uno, i fioretti, e due, abilità scambio, no, passo tagliente. Se ci clicchi ti fa vedere l'altra opzione, nel primo, sul passo tagliente, te ne ha dato un altro. Ah, ok, doppio fendente sguainato. Attacco con l'arma sguainata prevede un fendente verticale seguito da un orizzontale. Premendosi in avanti si può anche assorbire un colpo mentre si attacca. Infligge più danni di un passo tagliente. Ma poche mosse. Sì, c'è posto, soldato. Sì, soldato! Arriva, arriva. Ok. Questo era il livello 2 di quella che già c'avevo. In realtà è un'alternativa, non è che sono proprio. Non sono diretti potenziamenti, poi in base al tuo stile di gioco. Devo vederlo. Allora, come lo aggiungiamo, soldato? Vediamo un po'. Tu sei sul nostro Discord? A tuo rischio e pericolo. Sei sul Discord? Allora, se non sei su Discord. Allora, Linktree, trovi il link a tutti i canali. Ah, perfetto. Vabbè, intanto su Linktree trovi tutti i link ai nostri canali. Raggiungici sul canale Lobby. E poi ti vado ad aggiungere nella. Ti mando il link della cosa, della missione, della stanza. Come si cambia il fioretto invece? Nel frattempo che. Dall'equipaggiamento. Nella cassa oggetti. Cambia equipaggiamento. Ah, ok. Allora, per ora ho quello che mi dà vita più 30, resistenza 30, attacco 15, difesa 5. Vita 40, 75, attacco 5 no. Direi. Non ha niente di che. Quello è più forte. Forte. Allora, vediamo un po'. Eccoti. Allora, vieni nella. Ah, ok, perfetto, ci sei. Adesso devo mandarti l'ID della stanza, quindi devo uscire, devo andare alla acciaieria. Invia invito stanza. No, allora impostazioni stanza, eccolo qua, è distanza, copia distanza, perfetto. E mo te lo copio qui su Discord. Metti questo così. Per me sono più forti gli altri. No, vabbè, ma io non posso togliermi qualcosa che mi aumenta l'attacco. Io che vado di spada. Se no, già tolgo poco con la. Adesso come adesso, già tolgo poco. E poi gli tolgo 1, 2, 3. Sally, stiamo arrivando! Togli poco per. No, io le faccio le combo. Le faccio, me le sono viste le combo. Però non tolgo comunque poco.
Ok. Le faccio le combo, come se le faccio? Perché se io vado note di caccia. Comandi delle armi, spada lunga, combo, le faccio sempre, lama spirito le faccio, quella della combo base la faccio, combo fendente in ritirata è Y più B, ah ok, questa non l'ho mai fatta, ok perfetto, questa la devo fare, no, allora, ascolta. Se a me dice che ci sono ok, faccio le prime due, però non faccio queste. Passo tagliente RT più A Y RT. Combo fendente misto Y RT più B. Passo tagliente fendente mistico RB più A. Ok. Me le devo riguardare. Allora, io sicuro faccio le prime due. Queste non le avevo fatte. Ho fatte a ricordare queste. Quanto ci avete messo per imparare queste con le combo? Ma io niente, perché uso la balestra. Ah, giustamente. Combo. Allora, facciamo una cosa. Impariamo una combo alla volta. Allora, quella di adesso, visto le prime due le faccio, sono Y più B, RT, RT, RT. Ok. Mo, piano piano, impariamo. Ciao Maria! Abbiamo anche un... Eh? La madre di Gesù è con noi. Allora, intanto accetto la caccia. Capitombolo. Sì, sì, alla fine fai sempre quelle. Vabbè, ma infatti adesso impareremo una alla volta. Imparerò una alla volta perché tutte insieme è un po'. È un po' complicato. Porca miseria. Questo mostro durerà veramente poco. Mamma mia, ho notato. Cambia approccio in base al mostro. Sì, non è un. Non è sbagliato. Voi avete tutti i canine fighi, tutti belli equipaggiati. Il mio è proprio ancora basissimo. Con l'uomo e l'uso il martello. Eh? Ridevo per se non fai l'uomo e usi il martello. Allora, andiamo a uccidere il Vulvidon. Ah no, il Volvidon. Buono, così ti puoi fare la nuova arma a paralisi. Ah sì? Noi due ne dobbiamo uccidere. Ok. Oh, poi tra l'altro, soldato, ti aspettavamo noi in... nel gruppo, visto che l'altra volta ne parlavamo, volevi entrare, ma adesso è diventata una cosa fissa, quindi preparati, tieniti libero appena puoi. Ok, allora andiamo a ammazzare il Vulvadon. Guarda dove è. Come si raggiunge il Vulvadon? Il Vulvidon, poi lo chiamo Vulvadon apposta. Dove cavolo? Io non la conosco per niente sta missione, eh. Quindi come si arriva lì dove siete voi? Non cadendo di sotto come fa. Ok. Ah, ok.
Maria stava cercando di dirmi, guarda, vieni qua a mettere il prezzo. Ah, ok. Grazie. Toccalo prima di tutto, giustamente. Aspetta che devo fare un attimo, mangiare un attimo del bistecca. Stupido il mio personaggio, eh. Io faccio, cerco di fare l'attacco filo. Ok, nuova combo imparata. Nuova combo in parata. Ah, mi sono dimenticato di mangiare, porca miseria. Questa per fare imparare a usare il contrattacco. È vero. Come si faceva il contrattacco? Con... devo avere l'insetto a filo, poi devo fare RT più B se non sbaglio. Era. Due Gulbadon. Ok, devo abituarmi. Devo avere due insetti filo. Sì. Non posso curarmi? Lui ti mette una bomba in status. La pietra, praticamente. Guarda sto fiude. Au. Più danno fa. Più la spada nel fodero, più danno fa, sì. Mi ha scorreggiato in faccia! È quello che ti impedisce di curare. Ah, ecco! Ma mi ha scorreggiato in faccia! Ma guarda! Aia! La vita, la vita!
dobbiamo cacciarne due. Ok. È molto 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 confuso il combattimento, però è una questione di pratica. No! Dove siete? Dove siete? No, aspetta, aspetta, che ci sono anche i pezzi qua. No, dove siete? 50 secondi! Ma no, ce l'hai, Sam. No, ma la fa cambio. Se premi L2 puoi fare lo scatto per andare più veloce. Dov'è? 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 Ah! 30 secondi! Ok. Oddio. Non avevo considerato questa piccola cosa. Detto vabbè, così magari ci sbrighiamo, vado ad ammazzare l'altro. Vabbè, vabbè, fatto bene, fatto bene. Sì. Allora, mo voglio vedere. Quindi adesso dovrei essere in grado di fabbricare la... Sì, dovresti avere la stessa arma che hai adesso, ma di alto grado. Per il canino. Hanno cambiato le facce dei personaggi. Ah, mi chiede di fare il salvataggio dei progressi adesso. Eh sì, perché non è più quello automatico. Giusto, ottimo. Almeno me lo chiede. Esatto come quelle... Ma come? Allora, arrivo subito. Vado un attimo all'acciaieria. Fatto? Magnifico. Crema un sushi visibile, bene. Cosa sono gli sushi? Non ho... È il set quello da ninja, come il l'addestratore che sta nella piazza, cioè nel centro dove nella base di caccia. Allora mi sa che mi manca la sacca inabitabilità. Quello mi manca. È mancato, non mi ha droppato il pezzo che ti serve. No. Allora potenzia armi. Posso potenziare la mia arma? No. Vediamo un po'. Vado lunga. No, non la posso. Mi mancano le. La scapola Nargacuga. E il materiale di Malachite. Vabbè, Magarena. Vabbè, la Magalite è sempre nella stessa maniera. Il Nargacuga adesso appena fa il arriva alle missioni di grado 6 a 6 stelle lo troviamo, lo andiamo a mazzuliare. Ok. Ok, quindi adesso ho aggiunto altri dango. Perfetto. Scegliete voi le missioni così. Sally, scegliete tu così. Livello 5 ovviamente. Altrimenti. Vediamo un po' quali altri, se ho altri dango. Dovrei avere altri dango. O no. O anche no. Beh, nel frattempo... un po'. Le hai sbloccati alcuni? Vediamo un po' che missioni ci stanno, certo grado. Brandisci lo spadone. Ah sì, ho tutte... Io andrei ad ammazzare la Radian, che è molto facile. E infatti è quella che ha scelto Sally. Tu e Sally vi leggete nella testa. Andiamo. Oh, mi sto divertendo con voi, mi sto divertendo veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. Sono contento di aver scelto Monster Hunter.
È il momento di bestemmiare per la coda, è vero, perché la coda della Radiant si può tagliare. Ah, stai, non ho mangiato. Eh? No, ma non hai mangiato? Ai ai ai. E tra l'altro, visto che gli tagliamo la coda, adesso prendo la balestra apposita. Hai la balestra per tagliare la coda? Eh sì, perché con le balestre non è facile. L'unica cosa che taglia sono i proiettili slice. Ok. Quando vedo il simbolo del tipo dell'ocarina rossa, che cosa significa? Non è un'ocarina, quello è il martello da caccia dei selli che è andato avanti. Ah, ecco. No, ma... Ah, è vero! Sally che è andata... Perfetto! Infatti non capivo, perché vi ho visto diverse cose indietro. Cioè, ho visto le freccette indietro, però non ho realizzato che adesso c'è anche cacciatore, quindi ho pensato, ma come? Stanno tutti là, com'è possibile? Qua è il momento di utilizzare sfere accecanti. La coda è stata tagliata. Perfetto. Scandalo. Aspetta, aspetta, lo volevo andare verso l'altro mostro. Ah, ok. Parlo piano piano. Come è crashato? No, Sally! Vabbè, mo ritorni. Mo torni, torni. Oh no! Però è veramente instabile qui su... Su coso? Su PC. Rispetto alla Switch... Tutti quanti mi avete detto che è molto più instabile. Ma non lo sai, su Switch non l'ho giocato, sul PC non mi ha mai crashato. Non lo so. Forse... Mi è saltata alle volte la connessione, ma quello non è un problema del gioco, è il problema della mia connessione. Sì, quello sì. Errore comunicazione. Ma mo me cre...
prende cose dalla cassa di fornimento non spiegare tu, ti fa schifo. Sì, abbastanza. Ci sei, Don? Scusa, ci sei. Lord? Sì, sì, ci sono. Ah, ok, no, perché mi ha dato un errore di connessione. Ma anche a me, vabbè, siamo cresciuti a prendere. Cioè, ci ha tolto, penso, tutti quanti dal gruppo. Ah, ok, che culo. Quindi devo fare un'altra cosa. Ah, comunque, Don, ti consigliavo di prendere tipo le pozioni. Ah, sì, le... ok. Allora, aspetta, soldato, che ti metto. Rifaccio la stanza così. Mettiamo stanza. Questo lingua, password. Allora, intanto invio l'invito. Invito, invita. Ok, poi. Distanza, proprio distanza. Questo è il nuovo ID della stanza. Come no? Come mai? No, lei può entrare direttamente nella stanza. Ah, ok. In realtà posso farlo anche io. Basta avere. Basta essere amici di Steam. Ah, giusto, giusto. Solo che... ah, no, è vero, mi manca... Porca miseria, volevo... Avrei proprio voluto quest'arma... La sacca di... Devo uccidere altri... Vulvadon. Ah, perfetto, perfetto. Ti stiamo aspettando, Sally. Allora. Anzi, fammi scegliere una missione. Allora, io direi. Abbiamo battuto la Ratian. Ora ci manca quella col Barrot. Quella col Basarios oppure il Pukei oppure il Bishaten, eh? Il Pukei si fa in scioltezza e il Bishaten anche, cioè non, sì, non è che abbiamo le ricaricare il set degli oggetti così si rifilano da soli, ok. Come si ricarica il set di oggetti? Vai sulla cassa e faccio, devo fare il refill. Vai sul set oggetti, vai sul set che hai salvato e premici sopra là e te lo ricarico. Ah, ok, chiaro. Grazie. Tu pensi che ogni volta lo devo fare per ricaricarmi i proiettili? E c'ho un set per ogni balestra perché ognuna monta proiettili diversi. Mamma mia. Però non devo imparare le combo. Giustamente. Ognuno ha ognuno il suo. Allora, abbiamo imparato un'altra combo. Ora, vediamo un po'. Note di caccia. Comandi delle armi. Combo, vediamo a questa qua. Allora, YRT più A, YRT. Ok, vediamo un po'. Cor nuovo, amante nuova. Andiamo. Chi dobbiamo uccidere adesso? Ah, il Bishaten. Bishaden penso che sia un mostro fastidioso. Un mostro fastidioso addirittura. Ah, qua c'è anche un altro mostro che stavo cliccando lui.
Ah, voi siete già arrivati praticamente. Io sto facendo delle montagne. Eccolo. Che sono tutte queste noci di cocco? Sono le cose che tira lui. Ah, già non mi ricordo la combo che devo fare. Allora, era... Ok, credo... RT più B era o RT più A? Ah! E già sei rotto il cazzo e sei andato? No, sono io che l'ho portato via. Ah, ok. Beh, se gli andate a prendere direttamente il cazzo. Ok, giusto per... Vabbè. Riuscissi a colpirlo almeno una volta sarei felice. Miseria, che cazzo è stata? Non me ne ergeria. Grazie mille. Tranquilla, Stelli. Vai, sto pronto. Grazie mille, Gordo, per il ride. Benvenuti sul canale. Per chi non lo conoscesse, io sono Shaga. E oggi stiamo portando Monster Hunter con i boys. Stiamo cacciando un bishop. Tutto bene, voi? Porca miseria, mi ha dato una sveglia il bishop. Allora. Stiamo prendendo un po' di pizze, però va bene così. Questa a voi come va? Lo so. Il tubo crash fa imbrigare da un poco. Oh, aspetta che ti faccio un bello shoutout appena recupero un po' di oggetti. Allora, ciao Dave! Le botte vere! C'è anche la nostra Sellina con noi in caccia. Oh, la prossima volta devi venire pure tu, però, Luscino. E invece è molto molto bello, molto molto divertente. Madonna quanti residui. Veleno frutto. Questo mi sa che mi fa cose... stai a lavorare. La prossima volta, next time, magari ci organizziamo. Allora, facciamo un altro... sì, sta a fare lo shoutout a Stream Elements, vabbè. Facciamo un bello shoutout a Guard e un bello shoutout a Sushi. Oh sì. Grazie mille per il ride, Guard, veramente. Figurati. Che stavo io portando di bello? Retro. Che stavate portando bello di retro? Di retro gaming. Ok. Che bello che ha tolto il salvataggio automatico. Mamma mia. È qualcosa di sexy. Prego. Grazie, veramente. Perché poi non me l'hanno detto mai nessuno. Cioè,
Ma uno de ma l'avete detto l'altra volta. Eh no, perché questa è una cosa che succede qui su PC. Ah, ok, quindi non pensavo ci fosse la possibilità di toglierlo. Camera. E invece. Ok, ultima missione, ragazzi, di grado 5. Andiamo col Puke Puke. Andiamo. No, figurati, mi sono veramente spaventato, però. Ho visto sta cosa che mi è arrivata dietro. Capisce l'arco di versione del padre, poi la prima mano è un crash con i calendari. Ah, mi pare giusto. Oh, ma tutti mi dicono che si bestemmia su Crash. Se è quello, Sì, insomma. il Ok. 4 è bello. Cioè, è bello vedere la gente che bestemmia. Ok, forse lo porterò. Devo vedere quanta disponibilità economica ho per acquistarlo. Ah, mi sembrava per acquistare un fegato nuovo dopo che ci hai giocato. No, per acquistare tutti i vari calendari che... Aspetta, mi sa che sono partito senza qualcuno. Ah, stai portando l'originale su PS1. Vi dovete unire, ragazzi. Mi sa che per sbaglio... Vabbè, sì, non è un problema. Fatto partire senza rendermi conto che non... Ah, cavolo, il set. Non è qui. Vabbè. Ah, pigliele pure. Che ho visto che lei snobbate. No, ma una sola ne ho utilizzata, quindi sono full. Però quelle sono extra. Ah, vabbè, non le ho snobbate. Questo giro non mi servono. Ho due livelli di 600. Allora, dobbiamo andare a ammazzare il Puke Puke, giusto? Quindi sta da questa parte. Mi piace il fatto che ci sia la merda dei mostri. Ah, vedi? Vedi, non rifillare il set. Maledizione. Fare le combo. Ma cosa cazzo è esattamente questa energetica che arriva? Quello è il scoppio della faccia. Ah, ok. Puke Puke. Oh, se n'è andato. Non andrà più Oh, forte. sto tizio mi ha. Ok, non andrà lontano.
devi sempre buttare la coda, una volta taglio e fai altro, ok. Sempre maltrattato il povero. Ok. Ok, questo non lo sapevo. Ma la coda di quelli che hanno la coda? Tipo il Puke Puke, la Radian, queste cose qua. Perché c'ho tagliente io, praticamente. Ok, grazie. Mi pare ovvio. No, ma che ne sai? Magari c'è un tizio coniglio che ha... cui serve... cui posso tagliare la coda, che cazzo ne so io. Dai, dai, che adesso possiamo fare... Mi sa che abbiamo una missione furia adesso. O una missione speciale. Visto che questa era l'ultima di grado 5. Non puoi tagliare la coda che non c'è. Che ne sai, donna? Mistero della fede. Tu non hai fede in me. Ok. Noi ti aspettiamo. Ok. Allora, vediamo un po'. Adesso dovrebbe esserci... Comunque la scimmia è utilissima per ammazzare i mostri, ho notato, porca troia. Ok, ma quindi è una scimmia che ti fa quella... Ok. Devo occuparmi di un Mitsutsune molto agitato alle rovine sacre. Ok, dopo ci sarà... La missione urgente per me? Tanto selezioniamo la... Una danza ammaliante. Tanto accettiamo la missione. Noi ti aspettiamo. Nel frattempo mangiamo i dango. La scimmia ci... Stai raggiando il vero nome Goku Super Saiyan. Giustamente. Mangia pasto. Allora aspetta, vediamo un po'. Ordina danno, vediamo un po' se ne avevo altri di nuovi. Sapori elaborati, sapori insoliti, tutti, carisma. Piromane dango. Cecchino dango. Medico dango. Convocatore, istruttore, niente. Debolezza dango. Ma questa l'avevamo già vista. Ah, ecco, per esempio... Rasoio d'ango e piromane d'ango. C'ho quella che aumenta l'acceleramento del l'affilamento. Accelerare l'affilamento. Ma quella sembra una buona scelta per... Vediamo un po'. Invece devo mettere anche quella difesa. Difensore d'ango. E poi l'altro qual era? Quello della debolezza. Registra un set, metto il set 3. Quindi, ordine preferito. Per quanto cazzo, gli FPS vanno giù malissimo, davvero? Come mai? Che fighi che siete, invece io ho ancora l'armatura basissima. Ok, la missione comunque è attivata, ragazzi, quindi se... Perfetto. Un po'. Invece per quanto riguarda le armature, fino a che livello mi consigli di tenere questa armatura? Ma fino a quando non sblocchi quelle di grado 6, già qua puoi cominciare a farti delle armature. Ah, quindi dal 6 in poi, perfetto. Mi sono rotto il cavolo di avere l'armatura base. Proprio da newbone. Mentre voi siete tutte belle fighe. Vabbè, io c'ho la skin, non è questa la mia vera armatura. Ah, ok, giustamente. Vabbè, ora a livello 8 le sblocchi pure tu. Poi puoi metterti l'aspetto che preferisci. Eh
aspetta. No, mi sa che ho sbagliato. Pure io una skin di Akuma. Tanto questa riesce a fare. Non so l'ultimo grado stella. Così sai cosa non fare. Dall'ultimo grado stella. Che intendi dall'ultimo grado stella? Ah, ok, ok, tu ora stai facendo il grado stella 6. Ok. You're welcome. Grazie mille Vince Curvin per il follow. Ben arrivato sul canale, io sono Shake e oggi stiamo portando Monster Hunter Rise con i boys e le girls, ovviamente. E, anzi, anche se The Boys sarebbe il nome in cui vorrei dare al nostro gruppo, proprio per la mitica serie TV cui io amo alla follia. E niente, spero che ti troverai bene sul canale, anche perché noi siamo dei coglioni, quindi sicuramente ti troverai bene. Cioè, io, almeno io, sono il capo dei coglioni, quindi... Eccola Sally. Sally ancora Sally di nuovo dai nostri. Perfetto, adesso puoi accettare la missione urgente, così passo di grado. Ci siamo. Allora, ovviamente per tutti quelli che vogliono giocare, me lo facciano sapere, così poi sul Linktree trovate tutti i link ai nostri canali, tra cui Telegram, Discord, Instagram e tutto eccetera eccetera. Se volete giocare fatelo sapere, joinate anche su Discord, così poi si fa, ci si organizza. Siamo pronti? Dai, Allora, dobbiamo ammazzare un Mizuzune. Un Mizuzune è diventato alquanto aggressivo. Adesso dovrebbe esserci anche tutta la descrizione, tutta la cutscene. Ah no. No. Ah, perché l'abbiamo già affrontato il Mizuzune. Cavolo, il set! Mannaggia la miseria, ci ho avuto così tanto tempo che mi sono dimenticato il set. Va bene. Facciamo finta che Don non me l'abbia detto. Ah, ma io devo mettere a posto il set, non lo sapevo. Perdonami Don, non lo faccio apposta. È che mi disegnano così. Ok. Qualcuno è già andato a prendere la Ratian per portarla contro il Mizuzune. Io sto procedendo. Vedo che ne buschi dai mostri. Lo so, ve l'ho detto, raga. Che mi disegnano così. Purtroppo mi hanno creato queste caratteristiche. All'inizio hanno messo tutto in bellezza e poco in intelligenza. Non ci posso fare niente. Mi hanno dato tipo 25 punti a carisma e a forza hanno lasciato il 3-4. Guarda, lo stregone o il bardo, dai. Esatto. Allora. Sì, avevo capito. Era a buschi. Allora, andiamo. Parti rotte. Ah, già state menando senza di me. Bravi, bravi. La raga è sempre che viene a fare gli onori di casa. Oh. Perché maledizione? Quanto è bello!
Ma quanto cazzo è bello! Poi iniziano le mostre serie. Poi iniziano le mostre serie e si spera che possa potenziare le armi. Quindi io posso comunque potenziarmi l'arma fino al grado cacciatore 70. Ma dipende dall'arma. È tipo la Narga Kuga. Niente, ammazzare il tacco. Esatto. Guarda la salita massima è 7. Ok. Comunque che bello che è. Si potrebbe dire che è bello che non è. Vabbè. È proprio, però è bello, mi piace come... Allora piacerà la sua armatura, potresti utilizzarla per fare lo stile. Sì? E come si fa a fare lo stile? È appena arrivi al grado cacciatore 8. Ok. Che cosa sblocchi al grado caccia 8? Sblocchi la possibilità di avere i stili armatura. Ah, ok. Prendi, ti puoi reskinnare. Perfetto. Quindi sarà quello il mio obiettivo. Oh, finalmente possiamo cominciare le missioni di livello 6. E qua mi sa che le abbuschiamo sul serio. Che le abbusco sul... Fuga. Lo possiamo fare così, comincia a prendere i pezzi. Ok, sì. No, adesso comincia ad aver senso catturarli i mostri. Perché? Perché ci sono dei materiali che hanno più probabilità di uscire. O se li catturo. Catturati. Non vale per tutti i mostri. Che cosa, per esempio, intendo? per l'ultimo stadio dell'arma del Narga Kuga, serve un pezzo che è più facile prendere o dalla coda o dalla cattura dello stesso. Adesso vedi quel pezzo che è più luccicante che hai preso del minzicone, sì? Quello è raro. Aspetta, però sta dicendo Sally, se li catturi prendi meno ricompense, dice. No, in realtà no. Ok. Dipende dal mostro. E inoltre uccide ti fa avere oggetti più rari. Ok. Non... Mettetevi un attimo d'accordo, ragazzi, perché non. È il contrario. Ok, quindi Don, stai dando ragione a... In realtà dipende dal. Se tu vai sui mostri. Guarda, ti faccio vedere una cosa molto. Così puoi vederlo tu stesso. Okay. Un secondo, mi stanno facendo il classico discorso. E nel frattempo fanno tutto un dialogo loro. Guarda questo mostro ferace le busci del vento. Ok. Invece non più specifiche parti di certi oggetti. Quanto lei per volta. Il rise è stato fatto per il contrario. Ah, ok. Hai un attimo premistat, Shadow. Secondo che mi è un altro. Ah, sì, scopri la spada lunga. Missione base alto grado. Ok, questa la dobbiamo fare perché ti dà la mostra in testa qui. Della spada lunga. Ok. Allora, premo start. Sulla terza opzione, quello dove c'è la lente di ingrandimento, c'è note di caccia. Ok. Mostri grandi. Ok. Prendi ad esempio il Mizutsune, visto che hai preso il pezzo raro. Ok. Aspetta che non lo sto trovando manco io. Okay. Materiali, ok. Materiali. Se tu Ok, sì. Il mantello ti dà come mostri assegnati, quindi se è la missione che stai facendo devi uccidere o catturare il Mizutsune, hai il 2% che ti esca nelle ricompense di sopra. Okay. Ricompense cattura sono 3% per ogni ricompensa della cattura, che di solito sono 3.
Poi se rompi le varie parti, tipo la testa ti aumenta il 3%, la coda il 2% e i ricavi dal corpo sono 1% per ogni carving che fai. Quindi, siccome la ricompensa della cattura è il 3% su ogni pezzo che ti dà, sarebbero 3x3, diciamo, hai il 3% su 3 drop, quello invece dal corpo come ricavo è l'1% su 3 che puoi farlo. Okay. Cioè un 1% su tutte e tre le volte. Se rompi la coda è anche se il 3%. Ad esempio il Mizuzune ha più senso catturarlo per avere più probabilità. Okay. Però le lo stesso, quindi alla fine a differenza di i drop dei pezzi rari dei mostri qui non sono così così difficili da ottenere. Va bene. Stavo pensando che il Magnamalo dobbiamo dovrebbe fare un po' d'analisi del sangue, ovviamente. È una battuta stupida, quelle mie e tue. Sì, sì, perché Magnamalo. Esatto. Scusate. Nel frattempo, mentre lui mi spiegava le percentuali, pensavo, oh, guarda, il Magnamalo deve fare un po' di... Scusate, ragazzi, ho dei problemi. Allora, per questo faccio Twitch. Allora, no. Ok, hai ragione, perdonatemi ragazzi, ho dei seri problemi. Ok. Missione di alto grado. Ok, livello 6. Allora, vediamo se ci stanno quelle del Nargacuga. Perfetto, direi di fare questa così almeno possiamo... Così posso migliorare i pezzi dell'armatura. Ok, aspetta che metto l'equipaggiamento apposito per tagliarti la coda, perché il pezzo raro di Nargacuga ha una buona percentuale sulla coda, o meglio, più alta delle altre, che comunque abbastanza bassa. Di cattura? No, di cattura. Sì, conviene tagliarti la coda e catturare. Ah, ok. Com'è che si segnalavano i canali Twitch? Non si può, mi dispiace. Non si può segnalare, non esiste. Ok. È una miauroviglia, provalo. Ok, siamo pronti? No! Dicevate che eravate tutti pronti. Va bene, vi aspetto. Chi manca? Manca Sally. Sally! Allora, bisogna catturarlo. Ah, tra l'altro tu hai le trappole che servono per catturarlo, ma non hai le sfere sonnifero che servono... Cioè, tu lo puoi immobilizzare con le trappole quando è sotto una percentuale di vita. Cioè, meglio, lo puoi intrappolare sempre con le trappole. Non però l'ho quando... presa la trappola. Non è importante, tanto ce l'abbiamo. Vabbè, penso che anche soldato morto ce l'ha. Ok. Ah, oh, perfetto. Lo cattura Sally, perfetto. Lo so che era una battuta, Don, non è che me devi specificare. Allora. Allora, vediamo un po' così, almeno se riusciamo a migliorare la mia... No? Lui? Vorrei focalizzarmi sulla coda. Sì, molto, è facile, facile da fare. Molto facile. すごい登竜だったな。
che cosa tagliato. Ok, perfetto. Non ho visto dove arrivare. Madonna, che pigna che gli ha tirato. Lo stiamo sfondando. Ah, ditemi quando si parte per la caccia. Prendi la coda. Vai a prendere la coda. Dove sta? Dove sta? Qua. Hai solo 20 secondi poi per prenderla. Se lo catturiamo. Dov'è? 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 Ecco, ecco. Quindi ti conviene prenderla prima, perché poi ok. Sugoi soryu datta na. Perfetto. Aia. Questa l'ho sentita tutta in faccia. È catturato o è morto? No, no, catturato, catturato. Ok, perché sembrava... No, aspetta! Non c'è tempo! Ah, è vero, perché non è morto, quindi non dobbiamo... raschiare via... No. Ok. Devo farmi il set anche con le trappole. Anche se non sono tanto abituato. Ero più bravo su Word a catturare le cose, perché su Word mi ero proprio chiuso a giocare. E niente ricompense. Vabbè, comunque le vedi quelle tre ricompense della cattura. Per ognuna di quelle hai il 3%. Invece dal carding è solo l'1% per ogni boccia che lo fai. Ok. Non so quanti ne ho ammazzati per prendere il pezzo che... che ti serviva. Che mi serviva. Eh sì. Ah, infatti fammi andare a dare un'occhiata al un attimo al fabbro. Vediamo un po' se mi dice. Vabbè, sì, anche perché comunque questa è l'ultima evoluzione dell'arma. Potresti andare avanti probabilmente. Anche senza il pezzo caro. Un po'. Serie Nardo 2, l'hai passato. Ah, ecco. Ah, ci sono quelle dopo? Eh sì. Solo che mi mancano pelle, bulbo e arachnoid seta. Mi serve la pelle, mi serve 3 di pelle. Allora, il bulbo te lo dà la coda. Il bulbo me lo dà la coda, perfetto. E arachnoid seta, non so da che... Quando vai nelle missioni dove c'è la lava nel vulcano, devi ammazzare i ragnetti che trovi in giro. Ok. E poi vabbè, la pelle prenderà. Vabbè, la pelle devo skinnarlo fondamentalmente. Sì, quella è più facile prendendola dallo skinning, da una percentuale più alta. Allora, vediamo un po' le missioni da fare. Allora, potremmo, ecco, fare il Somnacant, visto che è alle caverne laviche, così nel frattempo posso prendere... La seta. Aspetta che cambio arma. Che arma ti prendi? Sempre balestre? Sì. Come mai hai scelto della balestra come arma? Perché mi ci trovo bene, non c'è una.
motivazione particolare. Ok. Sally mi ha spiegato anche la sua. Che figo il tuo personaggio, soldato. Siete tutti pronti? Chi manca? No, mancava Valkar. Nel frattempo stava mangiando. Siamo pronti? Allora, i ragnetti devo uscire, no? Mm-hmm. Ok. Devi indicare un attimo dove sono, perché non lo so. Dove sono i ragnetti? Se ti fai tutto il giro da destra e vai fino a sotto le caverne, li trovi. Da destra, quindi totalmente a parte opposta dove stiamo andando adesso. Vabbè, vieni, dai, 2 secondi, tanto qua ci dovrebbero essere. Qua ce ne sono. Qua non ci sono. Tu sei il cosino verde, sì, sì. Sei tu. Sì. La freccettina verde. Così almeno iniziamo anche a prepararmi per un'altra arma. Poi nel caso queste se usa spada lunga, mi sto allenando con le doppie. Ah! E infatti io mi trovo veramente tanto bene con la spada lunga, però probabilmente penso di provare a cercare un'altra arma che mi soddisfa. Giusto per avere... Ah, questi sono, questi? Sono morti? Ah no, aspetta. Ragna vuol dire devi ammazzare il Ragna Kadaci, perché abbiamo fatto strada inutile. No, credo invece che fosse proprio questo. Ragnoid Seta. No, pare... ti serve Ragna Seta. Dobbiamo ammazzare quel busso. Vabbè, dopo tanto ci sarà tra le missioni di caccia, non è un problema. Ok, vabbè. Lo andiamo a prendere. E mo come cazzo ci arrivo là? Ma sono andato nell'altro accampamento. Ah, che io non ho. Vuoi passarti il tempo a cercarti gli accampamenti? O meglio, ti guardi dove sono gli accampamenti e a sbloccarli, più che altro. Per forza. E no. Che altro così non arriverò mai. Allora. Allora, vediamo, forse ho trovato l'uscita, forse, eh. Nel frattempo voi minion fate il lavoro sporco per me. Ah, credo di aver capito come raggiungervi, eh. Mi sa che... Sì, mi sa che siamo vicini. È questo qua? Questo coso brutto e peloso e pieno di... No, effettivamente è brutto. Però non sarà mai brutto come il mostro pene. Quello credo che sia. Occhio che lui addormenta col stock, eh. Occhio che? Lui addormenta col stock. Ah. Giustamente si chiama Somnagant, cioè motivo per cui si chiama Somnagant. Grazie.
sto cercando di rompergli la coda. Ma lui la sua coda non... non va, non è niente, ok. Allora, credo che abbiamo tempo per un'altra caccia prima di potersi salutare oggi. Tanto, se volete, ragazzi, dopo domani si può continuare con Monster Hunter. Domani io vado con God of War. Allora, così almeno acceleriamo anche il processo di crescita. Però poi tocca prendere il DSI. Per forza. Vabbè, ma prima che arriva a prendere il DSI, dai. Ci vuole tanto. No. Ci ho messo 5 giorni. Ah, vabbè, ma tu ci hai messo 5 giorni, io ci metterò 5 anni. No, va bene così, va bene così. Oh, è bellissimo Somnagant. Era proprio brutto, però. Ma voglio dare un'occhiata veloce. No, vabbè, io do un'occhiata veloce la prossima volta. Così almeno adesso facciamo l'ultima caccia. Perché c'ho una fame, vi giuro, ragazzi. Ve mangerei pure per voi. Oggi c'è il sole, incredibilmente in Norvegia c'è il sole. Abituati. Poi tu abituati. Saluta il sole. Secondo che qua sta piovendo, quindi vabbè, ma non è quando ci saranno mesi in cui il sole tramonta alle 3 di pomeriggio, poi ne riparliamo. Ma non ho problema, stai parlando con me che di solito sto sveglio di notte. Vabbè, giustamente. Allora, direi di fare il Tobi Kadachi. Lampi e rombi dal cielo, o uno zinnogre. Oppure un Rathalos, giusto per chiudere in bellezza. Un bario. Zinogre? Andiamo Zinogre, dai. Ah no, ok, allora aspetta, elimino... Come si fa a eliminare la caccia? Ma basta che ne selezioni un'altra, un po'. Ok. Vai, Sally. Aspetta che cos'è? Dio del vento. Una furia. 10 minuti ce la facciamo, raga? Sì, vai voi. Ok. Perfetto. Allora mi vado a fare una mangiata veloce. Mangia pasto. Adesso che non salva anche quando mangi. Ah, effettivamente, non ci metto tre quarti d'ora. Let's go. Ah, questa è... Scusa, sì, questa la prendete. Dov'è la mia regina? Dov'è la mia regina? Ma questo è il tizio che... è il coso nel cielo che noi vedevamo? Sì. C'era una tempesta pronta alla carneficina. Quindi mi sto spoilerando una missione successiva. L'incontro in paradiso finalmente si avvicina. Che figo che è. Soffio iracondo. I busci del vento. Madonna, che bomba. Mi sembra abbastanza cattivo. È ridicolo. È ridicolo. Quindi è tutta scena. Sì, no, vabbè. Male fa male, però quando spunterà vedrai perché è ridicolo. Ok.
Allora. Che cosa dobbiamo fare qui? Ah, è sempre la... Ok. No, dove... Togli una balestra automatica e mettine una manuale. Ok. Ballista. Allora, siamo pronti. Ah, il mostro bene. Ok, livello forte aumentato, che cosa significa? Come... quando praticamente abbatti determinati mostri per determinate cose, aumenti il livello del forte, quindi aumentano la potenza delle armi. Ok, perfetto. Ah, e quando ti arriva, quando praticamente le armi ti fanno, quando tipo le balliste ti fanno due attacchi invece che uno, tipo? Anche, blocchi anche altre armi, tipo okay, il cannone, la muna. Quello dipende dal livello di sopra. Ok. Appare grandi Zushi. Ah, è stato furbo soldato che ha messo la bomba per terra. Grande. Piace il cannone. Molto meglio della ballista. Fa più male, ma la balista è più utile. Cioè, una balista ci vuole. Vabbè, tanto ci siete voi. Vabbè, sì. Adesso sto capendo come fare... Aspetta, ci sono anche le botti. Ok. Sì, manca una botte proprio là. Bravo. Ci avevo pensato, poi mi sono dimenticato. Let's go. Gambaro. Satomori no minasan. Oddio, ma che è sto coso gigante?
bravi. No, quello l'ho notato. Aia. Madonna, quanti cazzo sono. Ok, abbiamo bloccati. Allora, qua metto una automatica. Guarda che sono tornati i mostri, io me li ho sparati. Sì, arrivo. Arrivo perché mi hanno buttato via da là, mi hanno buttato. Infatti, porca troia. Perché non lo usa? Arrivo. Oh, ma quanti cazzo sono? Ok, madonna quanti cazzo sono. Poi dobbiamo mettere botti. Facciamo tutte le botte prima di fa. Non mi fa mettere botte? Perché non mi fa mettere botti? Devo mettere un numero massimo. Ah, ok. Anzi, mo cambio e metto la ballista. E questa, abbiamo capito che il cannone cannone automatico invece. No, quello lascialo, il cannone automatico l'ho già messo là. È puntato, lui spara da solo. Ah, ok, perfetto.
No, dico, il cannone automatico qua non è, ma è meglio la balista. Okay. Ciao Gasperone, dimmi. Manchi a mettere pronto. Ok, e giustamente ero solo io l'unico stronzo che era rimasto. Guarda sto ornitorinco gigante. Ma dove vuoi andare tu? Ok, se ne sono andati. Dove sta? Dove stanno? Dove stanno? Pari i busci del vento. E mo so cazzi. Vero? È tipo la Radiant Apex. Ma più scena. Guardalo quanto è lei. La testa fa. È tutta scena. Pizza in faccia. Valkar ha perso i sensi. Ne può capitare. No, mi ha fatto ridere. No, ma è una pippa. No, mi fa male, però guardalo che faccia. Hai perso i sensi. Cazzo. Ah, ritorno all'accampamento. Cioè, mi ha dato una pizza in faccia. Mi ha stordito. Cioè, no, mi ha ammazzato con un colpo, praticamente. Porca miseria. Che pigna che mi ha dato. Oh, ma ce l'ha con me sto stronzo, eh? Oh, ce l'ha con me sto stronzo! Bene, scusa se non rispondevo Gaspero, ma stavamo presi un attimo dal boss che stavamo facendo. Yeah.
coming! Guarda, guarda questo stronzo! Guardalo, guardalo! Oh, l'abbiamo fatta! Grande! Qua c'è la coda. Ho visto, cioè, ho visto. Ho bisogno di pezzi. Non so, sicuramente avrò bisogno di pezzi. Dove sta? Dove sta? Qua dove sono io. Ok, perfetto. Ah, ti lascia praticamente solo la coda da prendere. Sì, ti lascia i pezzetti perché sicuramente non è questo il momento in cui lui muore. Giustamente. Quindi questo è tipo il boss finale. O il cugino del boss finale. Vedrai, vedrai. Giustamente. Sally, ce l'abbiamo fatta! Oh! Grande, grande! Grande Maria! Ti chiamo Maria, ormai vi chiamo con i nostri nomi di... Maria! Allora, ragazzi, direi... che per oggi possiamo concludere qui, visto che sarà una bellissima... sessione di caccia. Noi con Master Hunter ci vediamo dopo domani. Oh, abbiamo finito con grado S. Abbiamo preso un bel po' di cose. Poi tanto questa la dovremmo rifare per me poi quando andremo avanti. Ma figurati, soldato. Noi, se ci sei dopo domani mattina, sarebbe quindi giovedì mattina, noi continueremo con Master Hunter. Anche perché domani invece andremo avanti con... con God of War. Quindi diciamo, hai visto Wild Arts? No. Ok. È un Monster Hunter, simile Monster Hunter. Ok, quindi è simile Monster Hunter. Ci devo dare un'occhiata. Tutte queste cose me le segno, anzi faccio pure lo screenshot così sta a posto. Allora, ragazzi, diciamo che per oggi la nostra avventura su Monster Hunter si conclude qui. Io ringrazio tantissimo il nostro Valkar, il nostro caro amico Lord Vrael che sta qui con noi. Ringraziamo anche la nostra Sally che, nonostante il silenzio, è sempre con noi qui sia su Monster Hunter ma anche per altri giochi. Quindi grazie mille anche a te, soldato, per la compagnia. Noi ti aspettiamo mercoledì e giovedì per proseguire le nostre avventure su Monster Hunter. Adesso andiamo a vedere a che fare il raid. Mi raccomando, domani mattina God of War si parlerà anche un pochino di Baldur, sperando di non dormire. Vabbè, tanto anche se entri dopo non è un problema. Allora, chi possiamo andare a fare il raidone oggi? Vediamo un po' chi ci sta. Oggi ci sta un botto di gente. Direi che non lo andiamo a fare ad Hype, visto che ieri ci ha fatto il raid e glielo andiamo a ricambiare. Il raid di ieri la possiamo fare? Il PC che ci mette tre quarti d'ora a caricare oggi. Allora, sì, dai, tre quarti d'ora per far partire un raid, su. Odio. Chi è che ride sguaiatamente? Ok. Allora, siete voi che ridete? Ok. Allora, ragazzi, noi ci vediamo domani mattina, mi raccomando, per proseguire con God of War. E io vi auguro una splendida giornata e un buon pranzo. Ci vediamo domani, ragazzi. Buona giornata. Ciao, belli. Aspetta che intanto chiudo.